siamo dati Gesù e Maria. Molto istruttive e molto belle le due letture che abbiamo ascoltato. La prima, abbastanza celebre, nel racconto del diluvio universale causato, quanto ci dice il testo, dal fatto che la malvagità dell'uomo era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. E addirittura il Signore, con espressione antropomorfica, si dice che si pente di aver fatto l'uomo e ci mette punto con il diluvio, dove c'è una grande purificazione, da cui ne escono fuori Noè e, diciamo così, la parte sana, diciamo così, della creazione, perché possa continuarsi. In effetti il diluvio è un porre fine ad una situazione di morte, di male, e un nuovo inizio. Ora, capite che questo brano contiene una buona notizia per tutti quanti noi, e anche una cosa che ci fa stare sereni, perché ogni tanto, che Papa Francesco diceva, ho già avuto modo di leggere qualcosa nell'omelia di oggi a Santa Marta, diceva che i tempi che viviamo oggi non sono molto migliori di quelli del diluvio, prospettando tutta quanta una serie di brutti mali presenti nel mondo, appunto. Che dobbiamo fare? Dobbiamo disperarci? Il diluvio ci dice che il Signore sa quando intervenire, e c'è anche un limite, un limite che a un certo punto Dio dice adesso basta, adesso stop. E di questo non dobbiamo avere paura, diciamo, che verrà un altro diluvio, dobbiamo temere, ma Noè era l'unico giusto sulla terra, cioè se non lo sono stati un altro po', sarebbe andato anche lui sull'arca. Quindi chi vive in comunione con Gesù, chi cerca di essere buono, deve riposare nel Signore, non lasciarsi spaventare dal dilagare del male, confidare nel fatto che il Signore le mani ce le metterà. Noi facciamo quello che possiamo, quindi ci barcamediamo per cercare di fuggire dalle onde montanti, certe volte di quel male che ci circonda e che sembra travolgerci, e cerchiamo di dare il nostro contributo alla causa del bene per come possiamo e per quanto possiamo, ma il resto ci pensa il nostro Signore, che non dorme e che ha il controllo sempre della situazione. Questo è il messaggio da tenere sempre presente. Attenzione al Vangelo, perché nostro Signore potrebbe girarci la palla e dirci: voi avete capito, perché gli apostoli ne hanno capito, il Vangelo vi dice oggi in maniera un po' strana, no? Non capite ancora? Noi abbiamo capito. Gesù dice una cosa molto profonda e lo dice agli apostoli, ai discepoli: voi fate attenzione e guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Lo sapete che il lievito, chi fa il pane, ne mette un pochino dentro la farina e fa, come dire, come si dice col termine tecnico, fa gonfiare tutto quanto, fa lievitare tutto, quindi contagia tutto. Quindi vuol dire che i farisei e Erode sono malati di una malattia contagiosa, se la possono prendere pure gli apostoli, capite? Siccome Gesù nomina il lievito, questo è un tema frequente dei Vangeli, quelli pensano che stava a parlare il pane, siamo rimasti con pane solo, come Gesù dice, ma che è un po', cioè, attenzione, cosa sta dicendo? Dice, quante volte cita i due miracoli della moltiplicazione dei pani, no? E dice, non vi preoccupate che il pane è uno solo, perché io di un pane posso farne 10.000 quando voglio, ma non posso, perché, qual è il messaggio? Io posso fare tanti pani quanto voglio con uno, ma sul cuore di Erode e sul cuore dei farisei che ci posso fare? Che ci posso fare? Niente. Non è il problema che non ci stia il pane. Il problema è che c'è un cuore come quello di Erode e come quello dei farisei. Com'era il cuore di Erode? Sappiamo dai Vangeli. Il cuore di Erode era un cuore, come dire, tuffato, impelagato nel peccato grave, consentito e impenitente, tanto brutto da causare, lo sappiamo, la morte di quel poraccio di San Giovanni Battista, per soddisfare ai capricci, perdonatemi, di una ragazzina in pudica che gli ha fatto il balletto erotico davanti. Quindi questa è la verità. San Giovanni Battista, insomma, ha fatto una fine eroica, soprannaturalmente parlando, insomma, a morire per il capriccio di una ragazzina, insomma, eppure soddisfatto da un uomo pubblico come era Erode, questa è stata la fine. Quindi quel cuore lì, capito, l'ostinazione del peccato, è un peccato contro lo Spirito Santo, non ci si può fare niente. E poi fare i soliti farisei,
Diceva il vescovo, anche il vescovo stamattina, vedete che bello che parlo con il vescovo e il papa, su questo stanno sintonizzati, arrivo tutto alcune cose che ho detto in tutto. È bello vedere queste cose perché si sente odore di chiesa cattolica, no? Quando noi abbiamo un cuore chiuso, c'era qualcuno presente che lo può testimoniare, testuali parole, le ripeto, noi impediamo a Dio di salvarci. E lo costringiamo a diventare, da misericordia e bontà che è, nostro giudice. Noi lo costringiamo. Cosa che Gesù fa soltanto quando il nostro cuore rimane chiuso e blindato, come era quello dei farisei. Convinti di stare a posto, pur non essendolo, e man manco con i miracoli più grossi fatti da Gesù, gli è venuto un minimo rispetto che forse se lo devono fare. I panni li posso moltiplicare, ma chi è come Erode e chi è come farisei, attenzione che non lo posso guarire, quello sta dicendo Gesù. E attenzione quindi a non farvi contagiare, perché la vita, come dire, degradata, cioè l'allentamento di una vita libertina, nessuno ne è esente, nessuno deve considerarsi esente. Così come il pericolo di indurire il cuore in una sciocco sentirsi tranquilli e a posto, perché tanto io sono quello che so già tutto. Ecco, sono due virus, peggio dell'influenza, che l'influenza sta facendo gli ultimi botti per quest'anno, ma questi virus purtroppo funzionano 12 mesi l'anno, soltanto nell'inverno, ecco, e sono sempre pericolosi. Quindi da questi, ecco, il Signore ci ammonisce di guardarci. Chiediamo a Maria Santissima, che era tutta pura e soprattutto la donna dal cuore completamente aperto e spalancato a Dio e alla sua grazia, di tenerci lontano da questi morbi e di farci sempre riposare in una grande fiducia nella sapienza e nella potenza soprattutto dell'Altissimo. Siamo lodati Gesù e Maria.